una cerimonia bellissima. Ah, no, perché mi stai raccontando. Silenzio, 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 una cosa tra di noi. Ma ti sei sposata? Non ci ho mica capito niente. Allora, abbiamo fatto una bellissima cerimonia che è stata una festa d'amore molto bella a Santo Domingo. E poi ci vogliamo però sposare in Italia con tutti i genitori religioso. Perché c'era la mia mamma, non c'era il mio papà, non c'erano i genitori. Quello non di era un rito religioso. Quello diciamo. È un rito di un tradizionale paese. Dominicano, però sì. Poi lo vogliamo fare in chiesa perché. Insomma. Beh, vestita di bianco stai molto bene. Eppure lui, siete una bellissima ma coppia. Emozionatissimi, ti assicuro. Perché era una cerimonia molto intima e quindi in riva al mare con questo vento che così ci faceva sventolare l'abito, è stata una cosa proprio nostra d'amore, molto intima, molto molto bella e spero di poter fare invece questa festa tutti insieme. Allora vi dedichiamo queste immagini. Francesco, ciao, buongiorno Francesco, hai visto che sfogo? Ciao. Avete visto che sfogo che ha avuto la Giorgi prima? Bello. Sì. Bello le tosto, do ragione, eh? Do ragione alla Giorgi, tra l'altro ieri ha compiuto 40 anni Borotalco, quindi il film che poi l'ha resa anche celebre come tutti sappiamo. Saluto Gwenda che è una mia carissima amica. Ciao, io sono Francesco, testimone di questo amore Eleonora, perché ho vissuto tutte le fasi, perché loro si sono conosciuti a Sharm el Sheikh durante un viaggio che Gwenda ha fatto, è scoppiato questo amore e lo stiamo raccontando. Sarà un matrimonio bellissimo. Io, Gwenda e Mirko, davvero sono due amici carissimi a cui voglio molto molto bene e Gwenda lo sa. Ma mi invitate al matrimonio, sì? Ci posso venire al vostro matrimonio? Certo, ah, ma mi certo. Autoinvito! Prima te lo devo far conoscere, spero, ecco, spero allora, presto. Portamelo, buongiorno, ma perché ormai sta diventando un fantasma il esatto. Mirko. Cioè, lì, non è che come è Marco come il grande Girone che poi non c'è. Esatto. No, no. Esiste. Esiste, esatto. Esiste. Francesco può confermare, tra l'altro Francesco bene. Ci ha seguito tutta l'estate, i nostri viaggi, la promozione dell'Italia, abbiamo fatto un on the road con la nostra pandina in giro per l'Italia, molto bello, insomma, quindi Francesco ci segue sempre. Sempre però spero di fartelo incontrare al più presto. Senti, hai visto quello che ha detto la Cartabia, il ministro Cartabia? Dice troppe violenze sulle donne, bisogna cambiare un po'. Ma ascoltavo queste migliorare le testimonianze terribili. Io come te sono molto sensibile lo a queste so, tematiche te l'ho e chiesto. Mi chiedo come sia possibile perché... Leggo da un certo punto di vista sicuramente una maggior consapevolezza da parte delle donne, delle giovani donne, anche di sensibilità nei confronti della violenza e mi chiedo veramente come sia possibile ancora assistere a tutti questi episodi ancora di violenza. Quello che temo è che anche questi anni di pandemia non abbiano aiutato, non hanno aiutato né le donne, perché a volte anche le donne sono cattive nei confronti di altre donne, lo leggo ad esempio sui social, la ferocia a volte con cui si esprimono anche nei confronti delle altre donne, poca solidarietà femminile e soprattutto anche forse una grande paura da parte degli uomini anche nei confronti del nuovo ruolo e della nuova consapevolezza della donna. Io credo che dovremmo cercare di imporre modelli positivi, modelli positivi di donne e su questo credo che abbia ragione anche Eleonora Giorgi, cioè proporre anche al cinema, a teatro, figure positive e in gamba di donne per riposizionare proprio la figura della donna all'interno della società e soprattutto invitare alla gentilezza. Tutti quanti, uomini e donne, perché il rischio ad abbassare questa, i toni, vero? Che questa degli paura che abbiamo tutti, anche questi anni di pandemia, ci renda più feroci, per cui meno paura e anche più cultura, se posso dire, perché la cultura grazie. Aiuta tanto, secondo me. Grazie. Allora chiudiamo con questa copertina che ti dedico. E delle immagini bellissime che avete e ricordo che fino al 23 gennaio sei a Roma al Teatro Vittoria con lo spettacolo La Pianista Perfetta. La Pianista Perfetta, io ti aspetto che un pianoforte eccolo concerto qua. Su una figura femminile proprio andando la locandina, unica. La locandina è questa, poi la lanciamo, intanto vediamo queste immagini bellissime dedicate a te, al tuo amore, oh, a questa bello. Promessa d'amore che vi siete scambiati e mi auguro che presto possiate coronare il vostro sogno. Ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le docce di altri, dove tu forse non stonerai più. Per favore non piangere, non ci rimanere mai.
Bella, bella, ma io adoro Gwenda. È reciproco. Sei veramente una ragazza in gamba. Brava Gwenda. A presto, noi... prestissimo, io questa settimana ti aspetto, vi aspetto al Teatro Vittoria con la pianista perfetta. Se Carlotta me lo permette, vengo a trovarti. Le insegno a suonare il pianoforte. Ci vediamo, il mio sogno, pensa, che lei impari a suonare il pianoforte. Ci vediamo domani con Storie Italiane.